Holy craps, bici sono ragazzi, sono Mezzabossa e sono tornato con il 42esimo episodio di Let's Play a Pokémon Altair. Allora, devo ancora vedere il responso che ha ricevuto lo scorso episodio, il 41esimo, in merito a tutte le cose che ho detto sul fatto che non riuscirò mai a mostrare tutto quello che c'è nella città di Altomare, a meno che voi proprio non mi diciate parti dall'entrata e parla con tutti quanti, così poi per forza dovrei mostrare tutti. E quindi adesso faccio questo 42esimo episodio con il resto di cose che mi sono scritto di fare. E innanzitutto ragazzi, ok, perfetto, ok, a posto. Guardate cosa succede se si passa questo ponte. Oh, i due Latios, anzi i due Latis, perché in inglese si potrebbe dire the two Latis, ovvero i due Latios e Latias. Fortunato, hai appena visto i guardiani di Altomare, Latias e Latios. Ci hanno salvato una volta, anzi la nostra città dalla distruzione. Poi ragazzi, questa fontanella sembra un'acqua deliziosa, beviamone un po'. Ok, praticamente vi ristora completamente la squadra. Ora, devo mostrarvi un'altra cosa ragazzi, appunto andando in ordine. Se noi andiamo per di qua, se non mi ricordo male, perché ho imparato bene o male tutta la città. Guardate cosa c'è ragazzi, c'è un ponte molto figo, vedete? È un ponte rialzato, scusate. Ma se noi andiamo dove della prima casella, in obliquo, ci manda automaticamente in avanti. Come se ci fosse una discesa, cioè, in discesa ha senso, sembra che cadiamo, ma in salita non tanto. E anche qui ragazzi, guardate, whoops. Comunque... Vabbè, innanzitutto avete visto Vera, e poi c'è la palestra e Brendan. Esatto, questi ragazzi miei, anzi ve lo mostro dopo, prima parliamo con loro due. Wow, Belze, è da un po' che non ci si vede? No, non lo è. Ok? That reminds me, I heard. Congratulazioni per aver sconfitto la Lega Pokémon. Io credevo in te, Belze. Ehi, vuoi avere una battaglia con me dopo? Non sono ancora pronta adesso, ma quando Gina sarà pronta, avremo questa battaglia. Già. Dopo vi spiego, ragazzi. Oh, Gina non è ancora tornata. Peccato. Oh, Belze, sei tu. Grazie per quello che hai fatto per noi e congratulazioni per aver sconfitto Lega Pokémon. Huh? You are asking me? Mi stai chiedendo cosa sto facendo qua? Sto aspettando Gina, la capopalestra, che torni indietro. Ragazzi miei, questa è la palestra di Gina, la ragazza reliable, relazionale, non lo so cosa voglia dire ragazzi, magari dopo proverò a tradurlo su Google Translate, non mi ricordo cosa vuol dire. Ragazzi, vi ricordate chi è Gina? Pokémon Vega? La campionessa? Vi ricorda qualcosa? È lei ragazzi, è lei. Gina, la campionessa di Pokémon Vega, è la capopalestra della palestra di Altomare. E qui c'è un tizio molto stealth che dice: non riesco a vincere contro Gina, forse dovrei arrendermi. No, ho lavorato così duro per arrivare fino a qua, devo soltanto allenarmi un altro po'. E qui ragazzi c'è un bellissimo cartello con scritto, qualcuno ha scritto qualcosa sopra il cartello, sopra, scusate, il testo originale. Ehi, sono io, il Moss. Già. E ragazzi, la palestra è completamente vuota. Infatti Gina deve ancora tornare. Non succede niente, siamo andate qua, né qua, niente ragazzi, la palestra è completamente vuota. È una palestra ragazzi, una fottutissima palestra. Sì, esatto, esatto magari. Poi, allora, vediamo un po'. Ok, adesso ragazzi andiamo per di qua e vi mostro una cosa molto particolare. Vedete questa costruzione? È praticamente, attenzione, tunnel buio davanti, sì. Certo, praticamente ragazzi è una... è tipo le grotte che c'erano su Pokémon Vega all'inizio. Avete presente ragazzi quella grotta in cui tu entravi ma potevi perfettamente comandare il tuo personaggio dentro la grotta solo che non vedevi il percorso? Ecco, è un percorso avanti e indietro. Poi, allora, andare su destra, ok, mostrare pavimento rosso. Guardate ragazzi cosa c'è qui. Allora, alcune caratteristiche erano appunto il pavimento molto colorato che c'era a quadretti rossi e gialli, mentre qui c'è un pavimento rosso con una persona molto triste. Tempo fa sono andato accanto ed è stato lì che ho realizzato la grandezza del mondo. Vedete ragazzi, sono frasi bellissime, mi dispiace non farvele leggere. Comunque ragazzi, volevo anche scusarmi se lo scorso episodio è venuto una merda, nel senso che ho balbettato, ho detto tantissime cose farfugliate, tutte smarmellate, parole che mi sono inventato io ovviamente in questo momento. Comunque ragazzi, oltre a pavimento rosso vi mostro anche questi bellissimi alberi che hanno messo appunto per questa città.
Bellissimi, ragazzi, veramente. Il testo di questo cartello è smudged, non si può essere letto, è tipo smussato. Giuro che non era nel mio programma leggerlo. Poi, ok, allora, dal centro Pokémon, ragazzi, quindi ora faccio volo e torno al centro Pokémon perché mi sono scritto di fare questo. Dal centro Pokémon attraversare il ponte sulla destra, che deve essere questo qua. Casa blu e bianca, questa qui, ragazzi. Ok, la pietra, dove si trova? Dovrebbe essere qui la pietra. Spostati, vecchio di merda, pelato. Riporto qua la pietra, esatto. E c'è anche questa decorazione che è praticamente, vedete, io salgo praticamente, non posso più uscire e non posso più scendere, però c'è il tizio che rompe i coglioni. Mio padre era un Laia, vuol dire bugiardo, no? Famoso bugiardo. Absolutely sure che lui non ha mai mentito. Ok, vedete, ragazzi, sono dialoghi belli. E ci sono i palloncini, ragazzi. È un palloncino pieno d'acqua. Sembra che possa scoppiare da un momento all'altro, in ogni secondo, ma non posso calpestarlo, purtroppo. È fisico, vedete? Poi casa subito a destra, che deve essere questa qua. Pietra sui fiori a sinistra, deve essere qui la pietra. Perfetto, ragazzi. E poi ci sono le statue di PG8, ragazzi, vedete? Una statua di PG8. È incredibilmente dettagliata. Dovrebbe esserci qualcos'altro da fare in questa città, in questa casa. Infatti, guarda questo dito. È il dito che ho catturato ieri per celebrare il mio compleanno. Oh, vedo che tu lo vuoi. No, non lo voglio. Diciamo che è senza prezzo. L'unica cosa che ti chiedo è di darmi uno Stratos. Assolutamente no. Cioè, tu vuoi darmi un dito e uno Stratos? Che dito comunque ce l'ho già. Posso catturarlo sia al posto di Kecleon che grazie al Mirage System. E tu vuoi che ti dia uno Stratos? Ma neanche morto. Non dovrebbe esserci niente di interessante in questa casa. È una vecchia TV. Che show interessante c'è? Le avventure di Surfing Pikachu. Che comunque, ragazzi, non c'entra niente con Surfing Raichu. Capito? È solo che è strano come collegamento. Poi, casa subito a destra. Qua dovrebbe essere questa qui. La pietra dovrebbe essere sul palloncino blu. Perfetto, e c'è ancora questo meccanismo. Poi, casa subito, casa verde a destra, questa qui, ragazzi. Verde nel senso di queste cose verdognole. La pietra è qua, ragazzi. Esatto, la casa con gli anziani e il tappeto girevole. Col suono. Tui, 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 tui. Ok. Poi, in questa casa non ci sono pietre, ragazzi. Però c'è il tappeto scintillante. E un copertone, uno pneumatico. Ma gigantesco, tipo per un monster truck. Vabbè. Poi, mi pare che anche qui ci sia qualcosa. Vediamo un po'. Mostrare il cartello del department store, ragazzi. Questo è il department. E infatti mi diceva alto mare gym a destra. Ma io ve l'ho già mostrata. Ok, la tizia, la receptionist in cui bisogna consegnare il pacco. Benvenuto. Hai un pacchetto per me? Ok, ho il volume talmente basso che non so se è venuta fuori la canzone pam, 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 pam. Credo di sì. E ovviamente la canzone ha sovrascritto la host dell'ipermercato. Non ho idea cosa sia, ma grazie. Benvenuto. Prenditi il tuo tempo, eccetera. E cosa abbiamo qui? Una recluta. Sei tu... No, you are that remarkable. Sei quell'allenatore che non si può dimenticare, che ha fatto fallire i nostri piani. Bene, il team Black Hole è stato sciolto, per cui lasciami da solo. Bene, ragazzi, abbiamo due piani dell'ipermercato. Il primo, che comunque sarebbe il secondo, abbiamo in vendita la Chic Ball, utilissima, ragazzi. Ricordo che serve per catturare i Pokémon che si evolvono per felicità. Quindi, appunto, se a me serve un Machu per sbloccarmi l'accesso per le tre grotte corrispondenti ai tre reggi, mi servirebbe la Luxury Ball, stavo per dire Luxury in inglese. Per appunto far aumentare, serve la Chic Ball, ho detto, per far aumentare più facilmente la felicità. Max Revive, Max Elysir, ragazzi. Oh sì, e ho pochi soldi, ragazzi, ho veramente pochi soldi. E poi qui abbiamo invece tutte le pietre. Fuoco, acqua, tuono, bla bla bla, foglia, lunare, sole. E luna, no, mi dispiace. Invece sì, pietra lunare. Haha, le battute. E comunque io avrei la pepita da vendere. No, cosa sto facendo? Ecco qua, infatti. Sinceramente, cioè, mi secca comprare il Max Revive. Ho pochi soldi, dovrei affrontare Lega un po' di volte. It's a Pokémon poster. Comunque qua ci posso tornare quando voglio, quindi, ragazzi. Terzo piano, ragazzi, è il più interessante.
Guardate cosa abbiamo, tante MT ragazzi, tante MT che sono quelle originali, insomma, di smeraldo, rubino e zaffiro, rosso fuoco, verde foglia. Ovvero abbiamo dragartigli, calmamente, tossina, gran fisico, giorno di sole, provocazione, gelo raggio, pioggia danza, recovers un mezzo, questo è giga assorbimento, questo è solar raggio, questo è Slames 4 with tail, questo è colacciaio e questo è fulmine. Mentre qui non ci sono tutte, ragazzi, vedete? 26, 28, 29. Abbiamo terremoto, abbiamo fossa, ragazzi. Che se la potete. Ecco, infatti, ragazzi, vi ricordate che nello scorso episodio vi avevo detto: non è non ha importanza se voi utilizzate. Se voi date fossa a un Pokémon che poi magari non utilizzate in squadra, perché tanto la potete ricomprare fossa. Psichico. Alza Dark Lamp, questa è palla ombra, eccetera eccetera eccetera. Ne mancavano ancora poche, ragazzi, potevo tradurle tutte, ma comunque abbiamo il ben di Dio di mosse. Poi usciamo. Poi prossima cosa che devo fare, tra parentesi ragazzi, in questo episodio ci sarà un piccolo taglietto, ma velocissimo. Mostrare il cartello. Tornare dal tizio del pacco, ragazzi. Praticamente il tizio del pacco, che se non mi ricordo male la sua casa è questa. No, scusate, era questa qui allora. Ci ricompenserà, grazie, ecco la tua ricompensa. Belze riceve il tè. Dentro il pacchetto che tu hai consegnato c'era una lettera e il mio numero. Ah, ok, gli ha praticamente dato il suo numero di telefono. Quando lei risponderà sarò in grado di chiederle di uscire con lei e di sentirmi più vicino. Ah, mandrillone. Questo tè, ragazzi, non è inutile. Cioè, allora, va dato a un NPC, però io so soltanto che bisogna tornare dall'uomo per farselo dare il tè, ma non so a chi. So che va dato ad una ragazza. Magari ogni tanto proverò a parlare con un po' di ragazze per vedere se la trovo, ma è molto randomico. Poi ragazzi, un'altra cosa che voglio mostrarvi è questa cosa molto strana. Se noi andiamo al department store e parliamo, interagiamo con questa piccola edera che fuoriesce dalla finestra, c'è un messaggio che dice: Belz esamina l'edera. C'è scritto qualcosa sbagliato. Non lo so veramente. Non capisco questa cosa qua. Comunque, casa sopra il department, che è questa qua, ragazzi. Solo in quella casa, cioè soltanto sopra, solo sul department c'è quel messaggio. E la pietra dovrebbe essere sulla TV. Però solo da qua, mi pare, o anche da destra. Solo da qua, ragazzi. Vedete? Perché solo da qui viene fuori il messaggio It's an old TV. E c'è altro da fare? No, ok. Ora, casa tutta in basso, che è questa qui, ragazzi. Ah sì, è questa qui, ragazzi. Questa qui è una casa, perché, guardate. Sì, è una casa. È completamente fottuta, raga. Anche questa qui è una casa, però ci devo tornare dopo. Vado in ordine come mi sono segnato. E la pietra, casa tutto in basso, pietra sulla grande pianta. Non, ah, ok. Non mi ricordo se era qua, bambino di merda, levati, o qui. Perché vedete, viene fuori in ogni caso: It's an elegant plant. It's been raised well. Sembra che sia cresciuta bene. E c'è il poster di Pikachu e Pichu. Poi, casa tutta in basso, casa tutta in alto, stessa cosa mi sono scritto. Praticamente, ragazzi, se riesco ad andare avanti, perché è molto difficile spostarsi, vedete c'è un altro tunnel buio e una ragazza in bici. Questo grande mare e il vento vanno via insieme, non pensi? Certo, certo, certo. Vedete, ragazzi, ora, provo, ragazzi, ok? Vedete, ragazzi, solo da una parte. E una cosa, ragazzi, secondo voi, qual è la bambola Pikachu, qual è il Pikachu originale? Questa è la bambola Pikachu, o statua, questo è il Pikachu originale. La bambola o statua Pikachu assomiglia di più al Pikachu vero e proprio. Questa è una cosa, cioè, perché Pikachu grasso? Io odio Pikachu grasso, veramente, è orribile. Comunque, sono arrivato, ok, casa viola a destra della palestra. Ragazzi, questa qui, la casa viola a destra della palestra è questa. E la pietra si trova qua, me lo ricordo troppo bene. E palloncini, varie decorazioni di una base segreta. Abbiamo i tappeti che fanno musica, sentite. E si scende, c'è il tappeto del salto. E mi siedo a guardare la TV, eccetera. E c'è il tappeto girevole con la tenda blu, tra l'altro. Che io adoro il blu a discapito del rosso. Poi, wow,
che lag assurdo. Ti faccio un po' di movimento. Ti velocizzo un po'. Poi, casa blu subito a destra, ragazzi. Questa qui, qui non c'è niente. Questa, ragazzi, è la casa di Bianca. E infatti lei ha un maneco. Sono tutti veri, un Pidgeot. Un Pidgeotto, scusate. Il Pikachu, che è quello di prima, e un dito che scompare e ricompare, ragazzi. All'inizio pensavo che tipo entrasse dentro la statua, però non è vero. Comunque, parlando appunto con Bianca... Ah, sei venuto, grazie. Scusa, non pensavo che mi ringraziassi perché io venissi. If you know what I mean. Come to think of it, non ho dimenticato il tuo nome. Belze, piacere di conoscerti. Ho un favore da chiederti. Ci sono un sacco di piccole scintillanti pietre sparse, anzi mi sono cadute per tutto alto mare. Vorrei che le collezionassi tutte. Devo utilizzarle come soggetto per la mia prossima per il prossimo quadro, pittura. Vorrei collezionarle da sola, ma è it's such a huge undertaking. Vuol dire sottoterra undertaking, non lo so. Che te lo sto chiedendo di farlo per me. Se lo farai per me, cioè, se me ne darei abbastanza di queste, che in realtà vuol dire prendergliele tutte 34, ti introdurrò ad un grande amico mio. Ok? Puoi farlo per me? Va bene. Il punto è che tu sei talmente cogliona che ne hai una in casa. Esatto. Sembra la statua di una palestra. Guardandola un po' da più vicino si vede che non è la stessa. È leggermente diversa dalla stessa. Comunque, prossima cosa... raggiungere piazzola di mattoni. Allora ragazzi, bisogna andare per di qua. Questa qui è la piazzola di mattoni che dicevo io. Voilà. Il Montanaro, vabbè, possiamo anche parlarci. Ah, ok, mi sono spoilerato una cosa. Quando sono entrato nelle Sphere Ruins, vi ricorda qualcosa? Pokémon Vega, Asphere o Azufia? Ho sentito una voce nella mia testa, ma nessuno mi crede. Vabbè, mi sono spoilerato una cosa, ragazzi. Passiamo il tunnel nell'acqua. E c'è Lino, ragazzi, c'è Lino. Chi può essere sfidato? Ma noi lo sfideremo in un episodio più futuro. E la pietra è qua, la pietra. Poi, proseguiamo per di qua, ragazzi. Si può andare per di qua. E c'è anche la controparte femminile di Pokémon... cioè, di Pokémon Altar, che può essere sfidata, ma la sfideremo più avanti. C'è un cartello. Sphere Ruins, ragazzi. Attenzione alle pietre che cadono. E non lo so se sfidandola si liberi l'accesso alla grotta. Non lo so, questo non lo so ancora. Sto aspettando qui il mio rivale. Mi ha rubato una volta un Totodile da New Barktown. Qual era New Barktown? Non mi ricordo. Comunque ragazzi, qui c'è una pietra. Però se noi andiamo qua sopra non si può prendere. Bisogna fare così. Voilà. Ora, tornare indietro facendo surf ed arrivare ad un piccolo ponte prima del pavimento rosso. Allora, dovrebbe essere questo, ragazzi, se non mi ricordo male. Il pavimento rosso, il piccolo ponte prima del pavimento rosso dovrebbe essere questo qui. Questo qua dovrebbe essere. Questo qua, esatto. E mi sono scritto surf ed arrivare ai mattoni. Praticamente, ragazzi, si fa surf in alto e si arriva a questi mattoni. Però vi mostro una cosa, intanto vi mostro questo personaggio, Lorenzo. Aspetta, quest'area è pericolosa, non puoi andare qua, non dovresti essere qua. It's because, è perché nella grotta delle Sphere Ruins, non lo so, comunque lui me l'avrebbe spoilerato in ogni caso. Comunque, pericolo, questa casa ha buchi, ha delle buche nel pavimento. Allora, prima vado per di qua, ragazzi. Loro due sono praticamente inutili. E c'è una pietra qua, se non mi sbaglio. Non qui, ma qui. Esatto. Poi, ragazzi, vi mostro un'altra cosa. Per andare qui, non c'è bisogno di fare questa strada qua. Ovvero arrivare facendo surf su questa piazzola di mattoni, in realtà in legno. Praticamente, ragazzi, vedete? C'è una strada nascosta. Praticamente, da dentro il tunnel... non lo so, per esempio fate 1, 2, 3... Ok, adesso fate a destra, poi fate su una volta e poi a destra. Vedete, c'è un passaggio nascosto. Però minchia, cioè non è semplice da scoprire. Comunque, vedete ragazzi, ci sono delle buche, ci sono i tappeti scintillanti. Ok? Ci sono delle buche, ragazzi, però non si può cadere. Qui c'è un altro di questi scivoli, diciamo. Lui... don't wander around so much. You make... Ah sì, non camminare troppo. Potresti fare altre buche nel pavimento. Di questi NPC non mi pare c'è nessuno importante. E c'è una pietra qua, se non mi sbaglio. Esatto.
Ok, mostrare cartello ed entrare. Pietra sulla pianta sinistra l'ho presa. Ragazzi, vedete? Non si può cadere nei buchi in realtà, vedete? Non si può cadere nei buchi. Invece no, c'è un solo buco dove si può cadere. Ed è questo. C'è un buco nel pavimento. Già, ragazzi. Sphere Ruins. Ve la ricordate questa musica? Oh, sì. Che tra l'altro è comunque il tema di Deoxys. Comunque, ragazzi, noi siamo nelle Sphere Ruins, ma per il momento ne possiamo godere solo una piccola parte. Qui c'è una caramella rara che ho trovato da solo, giuro, giuro. Qui ci sono delle tavole Braille. Che vi posso tradurre? Allora, in realtà questa l'ho, diciamo, non l'ho tradotta, l'ho letta, però essendo in inglese l'ho letta nel forum, ma essendo in inglese ve la potrei tradurre in ogni, cioè in ogni momento. Questa dice Welcome to Sphere City. Questa ragazzi dice, dovrebbe dire Sphere will, aspetta, cos'è che diceva? Sphere City will collapse soon. Vuol dire che la città di Sphere collasserà tra poco tempo. At least a Sphere is in a safe place. Almeno a Sphere è in un posto sicuro. A Sphere era il Pokémon fuoco drago di Vega. Però Turner, il capo del team nemico di Vega, di cui non ricordo più il nome, Dark Hole mi pare. Sì, perché qua è Black Hole e Whitehall. Aveva due Asphyr molto particolari, uno di tipo ghiaccio drago e l'altro invece era elettro drago. Entrambi sono le mascotte, uno di Altair e uno di Sirius. Vuoi forse dirmi che qua si trova uno dei due Asphyr? Fantastico, perfetto. Basta fare il coglione. Comunque, ragazzi, guardate dove risbucchiamo. Stesso discorso di prima, ragazzi. In realtà non si può vedere, però se voi fate 1, 2, 3, sinistra e ci sono le scale. Capitemi, ragazzi. Ora devo fare un piccolissimo taglio, ragazzi, velocissimo. Ok, ho dovuto un attimo ridurre a icona alta, che spero che non si sia fottuta la registrazione. Comunque, ragazzi, ora si torna dove di prima, che non è per di qua, sì, invece. Tornare dove di prima? Cosa intendo con tornare dove di prima? E casa verde sulla destra. Ah sì, l'ho già presa, ok. Ora ragazzi, ponte prima del pavimento rosso, che è questo qui. Ora invece ragazzi, si fa surf dal basso. Per di qua ragazzi, ho sbagliato, scusate. Andiamo a prenderci un'altra pietra. Posso evitare di parlare con loro perché la pietra si trova sul fiore, ragazzi. Ora, arrivare alla strada. E non vi dico di che cosa, perché voglio aspettare di leggerlo con voi, ragazzi. Allora, avrete visto che c'è un ciclista che sta facendo avanti e indietro in una strada molto particolare. Eccolo qui, vedete? This used to be a road for people who wanted to schiudere uova e andare nella bicicletta su e giù. Praticamente, ragazzi, an old man, esatto, però c'è un uomo che vi può far schiudere le uova istantaneamente, ve l'ho già mostrato. E per cui nessuno viene più qua. Questa, ragazzi, è la strada delle uova Egg Road. Scusate, ho mangiato meno di un'ora fa. A straight line to run across. Praticamente, ragazzi, da questo punto esatto potete fare su e giù e schiudere le uova, vedete? Certo, nulla potrà mai eguagliare il percorso che si fa su e giù su Vega, ovvero quello a destra, e c'è anche un bambino che può rompere i coglioni, per dire. Ovvero quello a destra della città della terza palestra, quella acqua. Penso che voi ve lo ricordate bene, ragazzi. Finiva con le rocce in alto di spaccaroccia e terminava in basso con un po' di erba a destra e a sinistra, per dire. Comunque, tra l'altro, ragazzi, qui c'è un dialogo con Mosmero. Solo che questo dialogo viene sbloccato soltanto se voi consegnate il tè. E tra l'altro c'è anche una barchetta che fa su e giù. La seguo. Che praticamente c'è un dialogo con Mosmero, praticamente più o meno qui, solo se voi consegnate il tè alla ragazza, solo che io purtroppo non l'ho fatto. E se voi fate questo dialogo, poi trovate Mosmero a casa sua, che poi vi mostro qual è casa sua, perché devo ancora andarci a prendere la pietra. Sono solo dialoghi in più, ragazzi, non vi dà niente. E vi ripeto, ho saltato tante tante cose, ragazzi, parecchie cose da mostrarvi. Piccolezze in realtà, sono piccolezze che vi danno delle ricompense, ma non importa. Comunque, ragazzi, questa qui è una piazzola con un sacco di case e praticamente quasi tutte hanno una pietra. Partendo da questa casa a sinistra, ragazzi, dovrei essere partito da qua. Ca.
Sulla piazzola, casetta viola, tutto a sinistra, pietra sul mattone giallo. Eccola qua, perfetto. Poi, dovrei aver preso questa qui subito dopo, vero? Casa subito a destra, pietra, fiore in angolo a sinistra. Dovrebbe essere questa qui, esatto. E possiamo andare avanti. Poi, casa rossa grande a destra, deve essere questa qua, pietra sulla TV, esatto. Perfetto. Chi sia lei? E infatti, hai del tè per me? Sì. Perfetto. E infatti, ragazzi, ok, sono arrivato qua, provo a tornare indietro, vediamo. Mi ricordavo che fosse lei. Eccolo qui, infatti, perfetto, raga. No, vabbè. Ehi, sono io, il Moss. Alto Mare è davvero un piccolo posto carino per allenarsi, vero? Ho visto il tuo amico Bernie. No, era Billy. Sì, infatti, Billy è Lino, suo fratello, non mi ricordo mai. Che comunque, ragazzi, il campione di Alter non è Lino, è suo fratello. Mi raccomando. In ogni caso, l'ho visto qui da qualche parte. Sembra molto eccitato. In ogni caso, ho sentito che ci sono stati furti in merito, per cui stai attento. Aspetta, mio fratello Romero, come si legge, insomma, gives out the... gli ha dato l'MT che è furto. Potrebbe essere... Oh, scusa, stavo parlando tra me e me. Ci vediamo dopo. E lui va per di qua, ma la sua casa non è per di qua in realtà. So qual è. Almeno penso di ricordarmi. Comunque, ragazzi, devo stoppare... Oh mio Dio, come ho fatto a farlo così lungo? Cioè, come ho fatto a farlo così lungo questo episodio? Ragazzi, devo stopparlo adesso. Sono arrivato a... Casa Rossa... Ok, sono arrivato qui, ragazzi. Minchia, come ho fatto a farlo... Cioè, sono a 27 minuti. Come cazzo ho fatto a fare così poca roba? Mi dispiace, ragazzi. Non voglio prolungarla così tanto questa serie. So che a voi piace parecchio Altair, nonostante i risultati... Sono tremendi in fatto di visual e mi piace. I commenti in realtà sono ottimi. Non sono moltissimi, ma sono ottimi. Però sta andando malissimo Pokémon Alter, veramente. Però non è che ci tengo a prolungarla così tanto. Ho altre serie da fare. Però minchia, ragazzi, sono a 27 minuti. Vabbè che sto parlando da 30 secondi e passa per la intro finale. Per cui va bene così. Concludo questo video, ragazzi. Almeno domani ho già l'episodio pronto da registrare. Avrei dovuto fare almeno un altro quarto d'ora di robe. Per cui boh, vabbè. Al prossimo episodio, ragazzi, sperando che questo vi sia piaciuto. Ciao a tutti!